Ciao ragazze e ragazzi, questo è il mio primo video, è il mio primo vlog soprattutto, e vi do il benvenuto sul mio canale, Il favoloso mondo di Mary. Ragazzi, benvenuti nel mio canale, Il favoloso mondo di Marilyn. Potrete notare che è un abbassamento di voce, ma va bene così. Dunque, cominciamo con questa haul di prodotti Yves Rocher. Allora, il primo prodotto che mi capita, sono così a caso, non so se riuscite a vederlo. Comunque, questo è uno shampoo per ricci che è quasi terminato, tra l'altro. Insomma, è a metà più o meno. La profumazione a me ricorda tantissimo quella della Fructis, che mi piace anche tantissimo. E dunque sì, mi piace, è un prodotto che penso che ricomprerò anche abbastanza presto visto che sta finendo. Dunque, non so se si vedono, ma io intanto quelli che abbiamo già visto li appoggio qua. Correlato con lo shampoo che abbiamo appena visto, ho preso anche la maschera riparazione che non è Ricci, è una maschera riparazione per qualsiasi tipo di capello danneggiato. Io siccome tingo parecchio i miei capelli li ho danneggiati parecchio. E praticamente questa maschera anche la sto utilizzando abbastanza, come potete vedere è quasi finita, spero che si veda, e mi piace la profumazione di questa maschera, è delicatissima, a me piace tantissimo. E infatti questi sono due prodotti che, come ho detto prima, acquisterò e acquisterò sempre. Poi abbiamo anche un deodorante, questo deodorante è al tè verde della Cina. Io ho preso anche il deodorante al melograno che purtroppo mi è finito, però dico purtroppo perché è buonissimo. E questo è il secondo che ho provato, tra l'altro sono le uniche due profumazioni, se non sbaglio, se non erro, che ci sono. E la cosa molto interessante è che sono senza sali d'alluminio, che come potete ben sapere fanno malissimo alla nostra pelle. Lo utilizzo quasi giornalmente, e da quando l'ho preso, non l'ho preso da molto, infatti ancora ce n'è abbastanza. E praticamente ha una profumazione buonissima, il latte corpo al cocco, che io ho abbinato, che avevo preso già da abbastanza prima, infatti è finito, al bagnoschiuma al cocco, che comunque vi faccio vedere, e ora sto abbinando all'olio doccia, che non è proprio un olio, diciamo che al contatto con l'acqua diventa latte, c'è scritto anche proprio nella descrizione, e devo dire che mi ci trovo bene. Questo fa un po' meno schiuma di questo. Io consiglio comunque di utilizzare sempre pochissimo prodotto perché sono molto molto concentrati. E quindi questo qui, come vedete, è nuovo, infatti l'ho utilizzato pochissimo prima per fare la doccia. Io ancora sento la profumazione addosso. Ci sono le varie profumazioni di... Questo è al mandarino, cedro. Come vedete l'ho usato pochissimo ancora. L'ho utilizzato soprattutto d'estate perché è una profumazione molto fresca ed estiva. Questo anche, lampone e menta piperita, anche questo è buonissimo. Poi, fiori di loto, questo è fantastico. Questo è dolcissimo, anche questo l'ho usato quest'estate. Potrei riutilizzarlo anche adesso, solo che è molto delicato questo, va più per l'estate. Non lo so, vabbè, vedremo. Beh, la profumazione è buonissima. Questo che io lo adoro, mio Dio, la vaniglia è troppo buona. Poi, ma passo direttamente al profumo Monoi, si può? Perché ce l'ho anche addosso in questo momento, infatti anche se mi è arrivato da poco mi spruzzo davvero troppo. Va bene, però, cioè ragazzi, poi non ho più spazio qui. Faccio un po' di spazio. Questo è mango e coriandolo. Non ricordo la profumazione. È buona, è buonissima. Sì, sa proprio di mango e coriandolo. E questo è albicocca e rosmarino. Questo è anche buonissimo, un po' dolciato. Passiamo ad altre cosicce. Allora, questo è un lip balm, appunto, Le Balm Liquid. Comunque è un lip gloss. È molto carino. Sarebbe anche pandan con ciò che ho addosso oggi, però... Questo che è un balsamo labbra alla vaniglia,
buonissima. Poi questo balsamo labbra, che è lo stesso, ce ne sono di varie fragranze, chiaramente questo è buonissimo, il cocco è quello che sto utilizzando di più sempre. Il rossetto che ho addosso, che non avevo mai provato, l'ho provato apposta insomma per vedere un pochino, perché mi è arrivato da pochissimo, ecco qui, ma lo potete vedere anche qui addosso. Poi se poi volete un video dove magari vi faccio vedere tutti i prodotti, come, cioè dove provo tutti i prodotti, fatemelo sapere. Dunque, quindi questo rossetto, poi questo primer labbra che hanno acquistato parecchi clienti, che è in odore, è un primer opacizzante, l'ho utilizzato prima di questo rossetto. Ah, questo smalto, tra l'altro il mio smalto, spero che non lo stiate guardando perché veramente non si può guardare, solo che in questo momento non ho l'acetone, quindi mi devo adeguare. Ci sono questi smalti, questi sono quelli che ho scelto io, sono i miei colori, diciamo, come potete vedere, questo è pandan, questo, che sarebbe quello che ho addosso, ma ripeto, è meglio che non ve lo faccio vedere perché fa pietà. Questo mascara, mascara a 360 gradi, devo dire che dà molto volume. Questa matita è waterproof, l'ho utilizzata pochissime volte e devo dire che davvero è difficile anche toglierlo, anche se vorrei anche approfittarne del momento della matita waterproof e del mascara waterproof, perché anche questo è waterproof, per dirvi che su questi prodotti waterproof, che sono veramente resistenti, io ho utilizzato l'acqua micellare della Sensitive Vegetal perché ho una pelle molto sensibile, appunto, come dicevo anche prima, e devo dire che mi ci sono trovata bene, è nuovissima, infatti l'ho usata poche volte, ma anche perché anche questi waterproof li utilizzo poco. Poi, questo che mi ha alleato per la vita, il correttore per le occhiaie, buonissimo, tra l'altro ha un profumo delicatissimo, come anche la BB Cream che vi farò vedere in seguito, che però sto utilizzando poco. Dunque, poi ci sono anche questi smalti, sono di altre varie colorazioni, come potrete vedere anche nel catalogo online Ivrochet. La linea Hydra Vegetal, dunque, di questa vi volevo parlare tantissimo. Come potete vedere, questo non è utilizzato, però so benissimo quanto è buono e quanto è fantastico, anzi, questo gel detergente, perché come posso farvi vedere qui, ho questo eco tubo, anche perché, tra l'altro, questa azienda si occupa, diciamo, dell'ambiente a 360 gradi dell'ambiente, quindi non solo è attenta alle nostre pelli, che purtroppo gli agenti chimici, come bene sapete, fanno male, ma si occupa anche, cioè si preoccupa anche dell'ambiente, e quindi utilizza questi ecotubi che sono totalmente riciclabili, e i flaconi cerca di farli il più piccoli possibili e più eco possibili, e come dicevo prima anche i prodotti sono i più concentrati possibili da durare più a lungo, appunto. Dunque, e come potete vedere, questa Hydra Vegetal io l'ho finita quasi, perché è veramente buonissima. La uso per struccarmi principalmente, utilizzo prima questa, poi anche per lavarmi la faccia semplicemente, perché è più buona chiaramente del sapone. Io col sapone un po' sentivo quel fastidio dopo aver lavato la faccia, invece questa ti dà una sensazione di freschezza incredibile, immediata, e ti rimane anche. Quindi io utilizzo, vabbè, tutta la linea, infatti ho comprato questo perché, insomma, come potete vedere, durerà. Benissimo, anche questa è durata comunque, perché come ripeto sempre, i prodotti sono concentratissimi e quindi io ne utilizzo davvero due gocce e riesco a fare lavare tranquillamente tutto il viso, fa una bella schiuma, è profumata, è delicatissima, davvero delicatissima ed è buonissima. Questa è poi la mia preferita come profumazione, la seguo per pelli grasse comunque, e a me, io ho la pelle un po' mista, ogni tanto si ingrassa, insomma, non si capisce. Quindi utilizzo la Hydra comunque, che me la idrata abbastanza bene. Tra l'altro mi ha aiutato a togliere anche abbastanza punti neri, che avevo il problema dei punti neri qui sul naso, e con il gel detergente Hydra e col prossimo ordine, che tra l'altro farò tra pochissimo, il 14 e il 15 novembre, prenderò anche la polvere sfogliante, che è totalmente bio e voglio provarla, sinceramente ancora non l'ho provata, da abbinare a questa e a questa, perché ho preso anche la Sebo Vegetal sia per farvela vedere che per provarla. L'ho provata qualche giorno, nei giorni in cui, diciamo, avevo più stressato la pelle. Poi c'è la crema Hydra Vegetal che io utilizzo, la mia routine, ora vi spiego, la mia routine quando io vado a dormire è
gel detergente Hydra Vegetal. A volte, chiaramente poche volte a settimana, una o due a settimana, perché pizzica un po', la maschera Hydra Vegetal, che serve appunto per purificare e per togliere i punti neri e insomma per purificare la pelle. Poi utilizzo anche questa crema idratante. Come potete vedere ce n'è ancora tantissima, perché io utilizzo davvero pochissima crema. Ecco, siamo arrivati alla BB Cream, questa è la BB Cream. Anche questa l'ho utilizzata abbastanza, è inutile farvela vedere da così lontano, vi dico semplicemente che è buonissima. Se volete che vi faccio vedere magari qualche video test dei prodotti, ditemelo, così io ve li faccio. E se vi piace il mio canale, lasciatemi un like e magari iscrivetevi. Poi volevo farvi vedere questi qui, che sono i pennelli di crochet. Questo è il set che mi ha regalato mia sorella, che saluto, ciao Eli! Eccoli, magari se volete vederli nello specifico appunto ve li faccio vedere meglio, perché poi tra l'altro sono tutti nominati, cioè dice a cosa serve, tipo blush brush, mi è capitato proprio quello del blush brush, lo shampoo Monoi, che ho utilizzato prima di utilizzare questo, poi il profumo Monoi e il l'acqua profumata Monoi. Questa anche è una delle mie linee preferite. Dunque, c'era un altro pennello che mi ero dimenticato. Ops, non lo scrivete. Tra l'altro vi lascerò nell'info box la mia pagina Facebook, su cui potete seguirmi, che è totalmente dedicata ai crochet. Poi vedrò di aprirne un'altra per il canale, con Une Evidence. Questo è veramente buonissimo. Ne bastano due spruzzi? Vabbè, di tutto. Mio Dio, buonissimo, questo è fenomenale, anche se addosso in questo momento ho quest'altro. Dunque, credo che abbiamo finito con questa haul, e spero vi sia piaciuta, ditemi se vi è piaciuta appunto, e lasciate un like sul video, ditemi se vi è stata utile, se avete qualche altra informazione, qualche altro chiarimento da chiedere riguardo ai prodotti e riguardo al lavoro di consigliera di bellezza, e, insomma, fatemi sapere. Ciao!